quando questa persona decide di, insieme al gruppo, di candidarsi a sindaco della città di Marsala, badate bene, ha ricevuto una montagna di offerte. Lui avrebbe potuto comodamente srotolare tappeti rossi ed entrare in comune dalla porta principale andando dietro ad altri, perché le offerte ci sono state e ce ne sono state anche parecchie. Venite con noi, ti diamo questa poltrona, ti diamo quell'altra poltrona, ma con grande determinazione e soprattutto non sacrificando nessuno degli ideali ha sempre risposto no grazie, perché noi vogliamo percorrere un progetto politico che non ha una visione di questa città da qui a martedì prossimo, c'era da qui a 10 anni, perché noi vogliamo governarla e vogliamo governarla bene. E allora persone come Aldo, persone come quelle che circondano Aldo in questo percorso, sono assolutamente da applaudire, da sostenere. Dobbiamo fare il tifo per loro affinché queste persone davvero possano prendere la guida di questa città. È una campagna elettorale strana, distanziamento, mascherine, paura del Covid, si stanno cominciando a rialzare di nuovo i contagi. Fortunatamente l'Italia è stata presa come esempio, tutti i giornali in questo momento del mondo la stanno celebrando come un esempio di un'Italia che si sta contraddistinguendo nella lotta alla pandemia, nella lotta a quella che è una crisi sanitaria senza precedenti. Non eravamo abituati, il mondo non era abituato a una cosa del genere. E l'Italia, pur avendola affrontata da per prima, e badate bene, quando si affronta un problema sconosciuto e si è i primi, non si sa mai cosa si mette in campo. Noi abbiamo dovuto, come governo nazionale, inventarci delle misure incredibili, che sono state quelle delle chiusure. Prima abbiamo chiuso le scuole, poi ci siamo chiusi in casa per 45 giorni, fino ad arrivare praticamente al 4 di maggio, quando piano piano abbiamo cominciato di nuovo a rivivere una vita in maniera molto difficile, molto faticosa. E vi ricorderete le polemiche che ci sono state all'inizio? Ah, perché stiamo chiudendo le scuole devono rimanere aperte, la cultura non si può fermare, perché stiamo chiudendo i negozi, come mangeremo? E abbiamo messo in campo prima una finanziaria da 55 miliardi e poi un'altra da 25 per dare 80 miliardi di euro di aiuti e di sostegni. Abbiamo dato la cassa integrazione, abbiamo dato i bonus, abbiamo dato tantissime altre misure che hanno permesso alle persone di vivere, di sopravvivere, di galleggiare comunque, di non rimanere da sole, dando questa possibilità e questo scenario anche al resto del mondo, che ha cominciato a imitarci, ha cominciato a guardare quello che stava accadendo. Poi gli altri, convinti di poter fare meglio di noi, hanno smollato, hanno cominciato a riaprire le scuole come in Francia, hanno ricominciato a non avere più il distanziamento, hanno cominciato a pensare che il trasporto pubblico con la sola mascherina potesse andare avanti, e noi continuavamo a rimanere rigidi. E poi alla fine però oggi noi siamo ancora fuori, mentre in Europa e nel mondo la situazione è purtroppo, lo dico, fuori controllo. La Spagna sta probabilmente ripiombando nel lockdown, ci stanno richiudendo di nuovo tutto. In Francia la situazione è assolutamente fuori controllo, il dato di oggi è 14.000 contagi in 24 ore, ormai veramente stanno galoppando. E il dato più impressionante purtroppo è che negli Stati Uniti invece ci sono oltre 200.000 morti a causa del coronavirus. Allora l'Italia è stato un paese ed è un paese che oggi viene celebrato da tutti come il modello italiano che in qualche modo si sta contraddistinguendo, che sta facendo il meglio e che ha affrontato meglio la crisi sanitaria. Però il plauso i giornali non lo devono fare al governo, e io sarei ben contento di prendermi questo applauso. Il plauso dovete prendervelo voi, perché sono stati gli italiani a contraddistinguersi rispetto al resto del mondo, perché abbiamo e avete rispettato le misure che sono state date dal Consiglio, dal Comitato Tecnico Scientifico, dal Governo, abbiamo rispettato tutte quelle che erano le questioni, e alla fine praticamente siamo quelli che più diligentemente stanno affrontando questo. Ora vi parlavo delle misure economiche, è vero, abbiamo commesso con molta probabilità qualche errore e ci sono stati dei ritardi nell'assegnazione dei bonus da 600 euro, c'è stato qualche ritardo iniziale, la cassa integrazione in alcuni casi è arrivata in ritardo, è vero, e me ne scuso, ma se ne è presa la responsabilità anche il presidente Conte quando è arrivato in TV e ha detto: signori, eravamo talmente tanto impreparati che ci siamo dovuti inventare anche le misure che normalmente si sviluppavano in un triennio, l'abbiamo dovute dare praticamente in 3 mesi. Però
quando le critiche arrivano da chi non gli arrivano i soldi sono ben accette, e io mi prendo anche la critica da parte di un cittadino che mi viene a dire: ah, però a me il bonus mi è arrivato 20 giorni dopo, io per 20 giorni ho dovuto arrancare. Ma quando vedo un presidente della regione, Nello Musumeci, che viene, che va in TV a dire aspetta, che va in TV a dire è una vergogna, lo Stato si è dimenticato dei cittadini, ritardi di oltre 20 giorni, di oltre 30 giorni nell'erogazione dei bonus. Signori, ad aprile la Regione ha approvato una finanziaria da oltre 1 miliardo dove ci dovevano essere bonus per i cittadini siciliani. Ad aprile del 2020, aprile, siamo arrivati al 30 di settembre del 2020, cioè aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, 6 mesi, e dopo 6 mesi non un solo euro di quella finanziaria è arrivato nelle tasche dei cittadini. Allora io non posso accettare le critiche di chi oggi viene qui e ci viene a raccontare che è una vergogna quello che è accaduto, è una vergogna quello che ha fatto lui, o anzi quello che non ha fatto. Ed è questo il grande tema che dobbiamo mettere in campo, perché oggi quelli che seguono lui, quelli che fanno parte della sua classe politica, quelli che fanno parte dei partiti che loro sostengono al governo della regione, sono gli stessi che vengono qui in queste piazze e vi vengono a dire che loro vorranno gestire i soldi che arriveranno dall'Europa con Recovery Fund, come nello stesso modo in cui hanno gestito la finanziaria regionale, che dopo 6 mesi non sono riusciti neanche a erogare un euro. I fatti sono quello che contano, non credete alle mie parole, non credete alle parole di Aldo, non dovete credere alle parole di nessuno, dovete credere ai fatti, a quello che avviene. Se qualcuno di voi ha ricevuto il bonus a 600 euro, quello è un fatto. Se qualcuno di voi non ha ricevuto il bonus Sicilia della regione, anche quello è un fatto, in negativo, ma lo è. E allora sono quelle le condizioni che vi devono determinare il 4 e il 5 di ottobre ad andare a votare. Ora vedete, Conte è andato in Europa per il Recovery Fund, parole difficili in inglese che spesso non si comprendono. Mia madre mi dice: ma che cavolo significa? Io manco lo so pronunciare. È un fondo di recupero per aiutare gli stati praticamente ad andare a riprendersi dalla crisi economica che si sta sviluppando. E quindi all'inizio l'Europa mette 500 milioni di euro, dopo sulle pressioni italiane, attraverso un'insistenza anche del governo italiano e quindi del presidente Conte, questo fondo comincia ad aumentare e comincia a essere un fondo davvero molto importante, oltre 1.800 miliardi di euro, quasi 2.000 miliardi di euro. Ecco, in quel momento, quando a giugno il presidente Conte arriva lì in Europa, Dino insieme con la delegazione del Movimento 5 Stelle lo accompagnano nei tavoli, cercano praticamente di fare un lavoro e svolgono un ottimo lavoro e riescono a strappare una promessa. A quel tempo era solo una promessa: all'Italia sarebbero toccati 172 miliardi di euro per il Recovery Fund, per questo fondo per aiutare gli stati. Era una cosa importante che però doveva trasformarsi attraverso la presentazione di uno schema di progetti che dovevano essere realizzati in un foglio di carta, in un documento che doveva essere sottoscritto da tutti per avere la certezza che quei soldi fossero davvero i nostri. E allora va lì in Europa e in quel momento dovete ricordarvi che c'erano i gufi qui in Italia, Salvini, la Meloni, che gufavano e dicevano: non farà niente, tornerà a casa con un piatto di lenticchie, come al solito andremo lì col cappello in mano a raccogliere le briciole che ci daranno. E mentre la Germania faceva l'amica, mandando però gli scagnozzi dietro, che erano i paesi più piccoli come l'Olanda, come il Belgio, a fare la voce grossa contro di noi, ve li ricordate i cartelli degli amici di Salvini e della Meloni, quelli che fanno parte del loro stesso Eurogruppo dei sovranisti, il biondo olandese con il cartello fuori dal Parlamento: non un centesimo agli italiani. Loro non volevano che all'Italia arrivasse neanche un centesimo di euro, perché secondo loro noi siamo spreconi. Loro vivono di fiscalità di vantaggio, loro non rispettano le regole europee sulla fiscalità, e noi dovremmo essere quelli che siamo gli spreconi e che non ci meritiamo neanche un centesimo. E allora questa è una cosa assurda. Ma con costanza, con coraggio, con determinazione, quel giorno il presidente Conte, in quella foto incredibile in cui ai giornalisti si presenta col dito davanti, quasi a dire e ad ammonire tutti dicendo adesso silenzio, recupera non 172 miliardi, ne porta in Italia 209, ben più di quelli che erano stati promessi. E lo ha fatto grazie alla possibilità di avere finalmente reso questo paese migliore e più credibile.
Sì, cari, noi siamo passati da quello che faceva le corna alla Merkel nelle foto in Europa, siamo passati da una persona che parla 7-8 lingue, che riesce a parlare con tutti i capi di Stato e si è fatto non solo apprezzare, ma ha reso il nostro paese quello che è la settima potenza mondiale, con credibilità e soprattutto anche con grande impegno e grande sacrificio. Ora quei soldi dobbiamo spenderli e dobbiamo realizzare un grande piano infrastrutturale, perché le infrastrutture regalano posti di lavoro quando le realizzi, e quando le realizzate ti regalano opportunità e altri posti di lavoro. Di questi 209 miliardi il governo probabilmente ne stanzierà più di 80, quasi 85, per la costruzione di nuove infrastrutture, di strade, di ferrovie, di porti, di aeroporti, e per non solo costruirne di nuovi, ma per migliorare anche quelli esistenti, per migliorare le infrastrutture che già ci sono. E allora di questo piano, di questa grande fetta di denari che devono arrivare, la maggior parte deve piombare e piomberà al sud. E allora il grande tema non è più, non fatevi fregare dal dibattito che c'è in questo momento sui giornali e alle TV, il ponte sì, il ponte no, il tunnel sì, il tunnel no, non è quello il tema del ponte, dello stretto, dell'attraversamento. Il vero tema, il vero titolo che dobbiamo dare a questo piano per il mezzogiorno straordinario, enorme, deve essere evocativo. L'alta velocità da Salerno a Palermo, io voglio vedere le frecce rosse che arrivano a Trapani, e per fare questo noi dobbiamo cominciare a spendere, e allora serve la chiusura dell'anello ferroviario, quindi la creazione di nuove infrastrutture ferroviarie che devono collegare anche da Castelvetrano a Gela, la chiusura dell'anello autostradale, e qui voi ne avete un chiaro esempio, e Aldo più volte mi ha sollecitato su questo tema. La stazione di Giacattisi. Anche il collega Lavoro. Anche, ma la mettiamo in bando quella che è il collegamento fra Mazara e Marsala, e stiamo già allo studio di fattibilità per l'opera che deve collegare, invece autostradale ovviamente, che deve collegare Marsala con Birgi. Stiamo già al lavoro perché non ci siamo mai fermati, e perché abbiamo avuto ben chiara l'idea di come questo sviluppo deve avvenire. Ora voi mi direte: ma che ce ne facciamo di tutte queste strade, di tutte queste ferrovie che dobbiamo realizzare? Io vi dico una cosa. Non lo dico io, lo dicono professori, economisti, ingegneri strutturisti. Un euro investito in infrastrutture genera 5 euro di indotto. Quando l'ho detto l'altro giorno a mia madre mi fa: beh, e che significa? Spiegamelo con parole semplici. Un euro per investire in infrastrutture significa che per fare un metro d'asfalto tu spendi un euro per portarci un operaio, una ditta che te lo deve realizzare. Ma quell'operaio tu lo devi vestire, ti devi dare delle scarpe antinfortunistiche, una tuta, le mascherine, guanti, lo devi fare mangiare a pranzo, a cena, lo devi fare dormire in un albergo, in un B&B, comunque in un'attività ricettiva. Devi cominciare a spendere per comprare i materiali, quelli che ti servono per realizzare l'infrastruttura, chiamerai altre ditte che si dovranno occupare di fare altre situazioni, e tutto quanto. Quelli sono i 5 euro d'indotto, sono quelli 5 euro che non sono direttamente collegabili alla realizzazione dell'infrastruttura, ma che a cascata arrivano sul territorio. L'altro giorno parlavo con Pietro Salini, mi diceva: per un'opera importante come quella dell'attraversamento dello stretto, io sono pronto, se domani mattina comincio ad assumere 112.000 persone. Quell'opera vale circa 6 miliardi, immaginatevi con 50 miliardi per un piano per il sud quanti posti di lavoro andiamo a creare. E allora perché vi sto raccontando tutta sta manfrina che non riguarda le elezioni comunali del comune di Marsala? Vi sto raccontando questo perché a cascata di quei soldi ne arriveranno sui territori, li dovrà gestire un po' la regione per creare le infrastrutture regionali che servono, ma un po' arriveranno direttamente al comune per fare tutte quelle opere comunali che servono di rinascita e di rilancio anche dei quartieri, di rigenerazione urbana, di nuova edilizia popolare statale, e tutto quello che serve appunto per razionalizzare al meglio quella che è una spesa che deve tramutarsi in posti di lavoro e in sviluppo economico. E allora la domanda che vi dovete fare, e la domanda che dovete porre a chi in questi giorni incontrerete, è: ma io sti soldi in mano a chi li voglio mettere? Perché questa è la domanda del 4 e del 5 di ottobre, non è per chi voterò, è in mano a chi li voglio mettere. E allora, se poco fa vi ho raccontato e vi ho detto che questa persona alle mie spalle non ha ceduto alle facili lusinghe di chi gli proponeva poltrone facili per rientrare direttamente al Palazzo Comunale, se sa rinunciare a se stesso per mettere avanti il bene comune e un progetto politico serio che è ormai un progetto di tanti, allora vuol dire che è la persona giusta, perché non si farà ammaliare neanche dopo dalle facili sirene di chi gli dirà: dalle a me i soldi che ti organizzo un po' di roba. Questo è il discorso. Aldo Rodriguez oggi può vantare
con queste presenze qui e con quelle che ci sono state durante la campagna elettorale, di avere certamente un piede dentro il governo di Roma. Gli altri probabilmente possono vantare di avere le mani in pasta, ma certamente non di avere collegamenti. Io non ho dubbi su quello che possiamo fare e soprattutto su quello che dobbiamo fare. La visione è abbastanza chiara, ma adesso tocca davvero a tutti quanti voi prendere una decisione, ma soprattutto farla prendere alle tante persone che conoscete. Mancano davvero pochissimi giorni di campagna elettorale, voi siete dei preziosissimi moltiplicatori del nostro messaggio. Potete portare la voce di Aldo laddove Aldo non riesce ad arrivare, all'interno delle vostre famiglie, all'interno dei vostri luoghi di lavoro, quando incontrate degli amici, ma lo dovete fare con un unico impegno. Da stasera ve ne dovete andare candidati alla carica di sindaco anche voi. Lo slogan di Aldo è il sindaco siamo noi. Il sindaco siamo noi. Allora dovete prendervi questa responsabilità. Da stasera siete tutti candidati a sindaco di questa città. Se credete in questo messaggio, se credete in questa persona, dovete portare avanti quelli che sono i messaggi e cominciare a parlare con gli altri. È detonante quando una persona che non è candidata e ha quindi un proprio interesse personale, quando ti viene a chiedere il voto, ti disarma, perché non sai, la prima domanda che ti verrebbe è: ma lui che ci guadagna? E il problema è che siccome non ci guadagna nulla, il tuo discorso polemico è già finito. E allora ti cominci ad interrogare e dici: ma allora se non ci guadagna nulla, perché lo sta facendo? Perché ami Marsala, perché ci credi, perché la vuoi cambiare, perché la vuoi mettere finalmente nelle mani di chi non ha avuto mai ammanicamenti e agganci, chi ha dimostrato per 5 anni di sapere fare politica con la schiena dritta senza intascarsi mai nulla. Anzi, neanche il gettone di presenza, perché con quelli ci ho pure fatto delle opere per la città. Allora signora, io non ho dubbi su questa cosa, io non ho davvero dubbi, allora non so neanche più che dirvi, probabilmente lo porteremo in corteo, però la verità è una, che stasera sono venuto qui a dirgli grazie per esserci state, per non avere mollato neanche un minuto, per aver rappresentato davvero quello che ogni volta che penso del Movimento 5 Stelle finalmente si è avverato, finalmente è rappresentato, e questa è la condizione secondo me molto importante. E allora il 4 e il 5 d'ottobre si avvicinano. Voi avete un lavoro da fare, se volete votare per questo movimento, se volete votare per Aldo Rodriguez, dovete decidere di diventare amministratori delegati della vostra vita, imprenditori del vostro futuro, scegliete voi la definizione, cioè sono molteplici. Però certamente non è un voto, non vogliamo la X, vogliamo un impegno che deve continuare il giorno dopo. Ognuno deve mettere la propria professionalità, un po' di tempo, 10 minuti alla settimana, per chi non ne ha, che ha troppi impegni, anche 10 minuti al mese vanno bene. Ma ogni tanto scrivere su un foglio di carta un'idea, un progetto, qualcosa, e di qui in questa piazza sicuramente ne sono rappresentate tante di professionalità, o comunque di esperienze umane che possono servire. Qui il punto, il catalizzatore delle vostre richieste, delle vostre legittime lamentele che poi vengono affiancate dalla soluzione del problema. Il catalizzatore è qui, dovete semplicemente indirizzargliele e lavorare con lui, non lasciargliele sulla scrivania, perché è facile in quel modo. Dirgli: io ho quest'idea per risolvere questo problema, ti do una mano e sviluppiamo finalmente questo progetto. Secondo me Marsala è pronta, perché Aldo Rodriguez è pronto per Marsala. Grazie. Grazie a Giancarlo. Giancarlo, basterebbe l'1% di quello che hai detto tu per far realizzare con Marsala tutto quello che è nel nostro progetto, nel nostro programma di realizzare a Marsala. Basterebbe l'1% del recovery fund, l'1%. Angela Raffa, la pazza. Buonasera a tutti. Innanzitutto grazie, anche perché ha fatto una presentazione e mi ha fatto emozionare, e poi dici perché ti trema la voce. E quando ci sono persone come Aldo, persone come Enrica che mi regala la mascherina con il simbolo, con le 5 stelline, e ogni volta che vengo qui mi sento davvero in famiglia, quindi grazie mille per aver organizzato questo incontro, grazie mille per permetterci di incontrare tantissimi cittadini di Marsala e di confrontarci con loro. Che dire, io sono Angela Raffa, sono una parlamentare nazionale e
Purtroppo spesso e volentieri sento dire che noi non ci impegniamo abbastanza per il territorio, che non riusciamo ad ottenere dei risultati per il territorio. È falso. Noi non riusciamo a fare le marchette elettorali, non facciamo noi gli aiuti per le, durante la campagna elettorale con le buste della spesa, noi non facciamo soltanto una politica clientelare, noi facciamo tutt'altro, noi pensiamo al bene comune, noi pensiamo al bene per i cittadini a prescindere dal nostro interesse. Allora è questo il modo di fare politica del Movimento 5 Stelle ed è questo il modo di fare politica che ha tenuto Aldo per 5 anni in Consiglio Comunale ed è per questo che io oggi sono qui fiera di poter affiancare questo nostro candidato sindaco con il simbolo del Movimento 5 Stelle da solo contro tutti, contro tutti. E noi siamo fieri di avere un candidato sindaco come Aldo Rodriguez e speriamo che i cittadini ci diano la possibilità il 4 e 5 ottobre di cambiare questa città, perché Marsala merita un sindaco che abbia a cuore i cittadini di Marsala. E poi vorrei fare un ragionamento con voi, tornando a quella che è la politica del bene comune. Il Movimento 5 Stelle noi sentiamo sempre criticare il reddito di cittadinanza. Se noi pensiamo che a Marsala ci sono 3.000 famiglie che ogni mese percepiscono in media 500 euro al mese, facciamo un breve conto e il Movimento 5 Stelle, grazie al governo del Movimento 5 Stelle, a Marsala ogni mese arrivano 1.500.000 di euro che i cittadini possono spendere nelle attività locali di Marsala. Quindi se la mamma, il bambino quest'anno gli vuole comprare lo zainetto nuovo per la scuola, va in cartoleria, gli compra lo zainetto, per il compleanno gli fa un giocattolo in più, gli compra la torta dal pasticcere. Noi avremmo potuto dare 30.000 euro, 35.000 euro a qualche CAF e magari durante le elezioni vedevamo i voti del CAF e ne beneficiava soltanto il CAF. E in un momento di crisi però è difficile far rendere conto ai cittadini che ci sono 1.500.000 di euro in più rispetto a quelli che ci sono sempre stati a Marsala. E di questo purtroppo non è ben visibile, ma ci sono, gli altri non l'avrebbero fatto. In più sento sempre le persone che si lamentano perché questi percettori del reddito di cittadinanza, magari non molti di voi lo sanno, ogni settimana dovrebbero svolgere 8 ore lavorative per il comune. Con dei lavori di pubblica utilità, per esempio la cerbatura dell'Aiole, la pulizia delle strade, qualsiasi cosa che possa essere di utile per il comune. Il PUC. Ora, molti sindaci ci hanno messo i bastoni tra le ruote perché devono far vedere che il Movimento 5 Stelle non sa fare le leggi e quindi che non funziona quello che dice il Movimento 5 Stelle. Avendo Aldo come sindaco di Marsala, queste persone, queste 3.000 famiglie, queste 3.000 persone in più in giro per la città di Marsala a pulire la nostra città, dico nostra perché io ogni volta che vengo qua mi sento in famiglia e vorrei essere marsalese il 4 e 5 ottobre per votare Aldo Rodriguez e per avere la soddisfazione di mettere quella X sul simbolo del Movimento 5 Stelle con il sorriso e senza dovermi tappare il naso o abbassare la testa peggio ancora. Allora, pensate a queste persone in giro per la città a renderla più vivibile per tutti i cittadini. Solo con Aldo Rodriguez lo potremmo realizzare. Solo con lui. Allora, io non vi rubo altro tempo, anche perché poi ci sarà Dino Giarrusso dopo di me, l'europarlamentare, e poi ci sarà il turno di Aldo che ci parlerà di tutto il programma e di tutte quelle bellissime idee che ha per Marsala. Però io vi esorto ad alzare la testa e a pensare, a votare liberamente, perché il voto è un diritto prima di tutto, non può essere venduto per una busta della spesa, perché la busta della spesa il giorno dopo finisce e quindi quelle persone tornano a fare i loro interessi. Invece un voto consapevole, un voto per una persona che ha a cuore il bene della propria città, è un investimento per il futuro anche dei vostri figli. È un investimento perché, come diceva Giancarlo, con quei 209 miliardi di euro del recovery fund che stanno arrivando dall'Europa e che arriveranno una parte anche a Marsala, si potrà realizzare qualcosa per dare la possibilità ai nostri ragazzi di non andare fuori, non lasciare il proprio territorio di nascita, di provenienza, perché troppe persone, troppi ragazzi della mia età vanno fuori ormai. E allora io investo su Aldo e spero che lo facciate anche voi il 4 e 5 ottobre mettendo quella X sul Movimento 5 Stelle. Grazie a tutti. Grazie Aldo. Un minuto, perché mi sembra giusto
dopo quello che ha detto Angela, di informare voi che il sottoscritto, rispetto a quello che era che ha detto Angela sul PUC, io nell'ottobre del 2019 ho presentato un atto di indirizzo a questa amministrazione, sapendo che il nostro ministro Nunzia Catalfo aveva fatto un emendamento, giusto Giancarlo? Un emendamento in cui si diceva che obbligava le amministrazioni comunali a far sì che potessero prendere i percettori del reddito cittadinanza e metterlo come forza lavoro per i lavori socialmente utili. Allora io, da consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, non ho fatto altro che trasferire quello che il governo centrale ha fatto, facendo un atto di indirizzo a questa amministrazione e dicendo: caro sindaco, vedi che hai l'opportunità di poter utilizzare queste persone, utilizzale. Era l'ottobre del 2019, io dopo ho fatto altre due interrogazioni, siamo nel 2020, nessun percettore del reddito di cittadinanza è stato messo in opera. Questa è l'amministrazione che noi stiamo lasciando e che spero tanto non abbia più l'opportunità di governare questa città. Grazie Aldo, e grazie a tutti voi di essere qui e di avermi dato l'opportunità di essere qui per sostenere il Movimento 5 Stelle, per sostenere la candidatura di Aldo, perché a me fa sempre tantissimo piacere rincontrare non solo i nostri attivisti, ci sono anche dei candidati al Consiglio Comunale, ma i cittadini. Sono arrivato e uno di voi, un signore diciamo non più giovanissimo, mi ha chiamato perché mi voleva assolutamente far vedere la sua macchina e non capivo perché, ma insomma era arrivato Giancarlo, volevo salutarlo, però sono andato a vedere la macchina e me l'ha fatta vedere perché c'aveva ancora i volantini delle europee messi lì davanti, scoloriti dopo un anno e mezzo, e io l'ho ringraziato, lui orgogliosamente mi ha fatto vedere che c'aveva i nostri volantini delle europee. Ebbene, quel voto che questo nostro, vostro concittadino marsalese ha dato alle europee e ha cercato di far dare a quanti più marsalesi possibile, vi assicuro che non è stato sprecato. Perché vedete, il discorso di Giancarlo, che è stato completo, giusto, ha semplicemente elencato dei fatti, delle cose che sono veramente successe. E la cosa incredibile di questo paese non di questo comune, di questo paese che si chiama Italia, che è uno dei più belli del mondo, ma è anche uno dei più complicati, dei più faticosi del mondo. E noi siciliani lo sappiamo particolarmente bene. La cosa incredibile è che c'è un racconto della realtà che non corrisponde alla realtà. E noi contro questo dobbiamo lottare tutti i giorni, noi non soltanto portavoce o attivisti o simpatizzanti del Movimento 5 Stelle, noi italiani e noi, in questo caso voi, marsalesi, perché il voto libero, il voto consapevole è quello del cittadino che conosce la verità. E invece cosa succede? Succede che noi con grandissima fatica, vi assicuro, lo ha ricordato Giancarlo, quindi lo riassumo, siamo arrivati ad avere per la prima volta nella storia in Europa l'Italia è il paese che prende più soldi. Noi in passato, il presidente Conte, guardate che il presidente Conte ha fatto un lavoro incredibile, non soltanto perché si è dimostrato un abilissimo negoziatore ai tavoli europei. Cosa significa? Che noi, tutti gli altri paesi europei erano abituati a, come dire, ad avere vita facile con l'Italia. Vi ricordate il cambio dell'euro, il disastro che è stato il cambio per l'euro da quando siamo passati non soltanto dalla lira all'euro, perché molti ce l'hanno con l'euro pensando che il problema è la moneta unica. No, il problema è stato il cambio che è stato deciso da nostri rappresentanti, in quel caso Prodi. Ha fatto dei danni, cari amici, che voi non è facile poi. Io vi dico la verità, prima di entrare nel meccanismo, prima di diventare parlamentare europeo, non avevo una contezza, avevo studiato, ma non avevo una piena contezza di quante cose decise in Europa influenzano la vita di ciascuno di noi, anche a Marsala, perché la regola dello zuccheraggio del vino, che alcuni di voi magari non sanno nemmeno cos'è, è stata dovuta, pensate un po', a un parlamentare europeo italiano, anzi siciliano. Sapete cosa ha deciso questo parlamentare con un emendamento? Che i vini che si fanno nel nord Europa, che essendoci meno sole, non hanno la gradazione alcolica che dovrebbero avere per essere buoni vini, da un certo punto di
in poi, grazie a un emendamento purtroppo di un europarlamentare siciliano, si possono fare anche mettendo dello zucchero. Dello zucchero, quello che si compra al supermercato, per intendersi, zucchero raffinato. Ok? Quell'emendamento ha fatto perdere oltre 10.000 posti di lavoro in Sicilia. Lo sapete perché? Perché prima quel vino si faceva, si correggeva con il cosiddetto mosto muto. E proprio la città di Marsala, proprio la provincia di Trapani, pensate, è la prima produttrice europea di quel prodotto. Si faceva quello, lo si spediva, lo si vendeva e si facevano campare le famiglie. A causa di una scelta europea, tutto quello non si fa più, o si fa in maniera molto ridotta, perché costa meno mettere lo zucchero. E non c'è scritto in etichetta. Voi direte, perché ci sta raccontando Dino Giarrusso questo? Lo sto raccontando perché appena io ho saputo questo, perché non lo sapevo, l'ho saputo essendo in Commissione Agricoltura, studiando quello che è accaduto, grazie a dei vostri concittadini che proprio in un incontro qui in provincia di Trapani mi hanno spiegato di questo disastro. Sto subito raccogliendo tutte le energie possibili per riuscire a cambiare quella legge. E come quella, amici cari, si può fare tantissimo, e il Movimento 5 Stelle ha dimostrato che chiacchierare è una cosa, fare le cose è un'altra, e noi i fatti li abbiamo dimostrati. Perché il reddito di cittadinanza, contro cui guarda caso tutta l'informazione lotta, raccontando delle balle incredibili, delle bugie, dicendo dai soldi a chi sta sul divano, tutte le... magari c'è qualcuno che lo prende che ha un lavoro in nero, che è un poco di buono, che è stato condannato, per carità, gli va tolto, ma quello succede purtroppo con qualunque tipo di sussidio che fa l'Italia. Ci sono stati falsi invalidi, abbiamo avuto medici importanti che hanno combinato dei gran casini. Non ho mai sentito nessuno dire chiudiamo un ospedale perché quel medico ha rubato, perché, oppure aboliamo le pensioni di invalidità perché ci sono i falsi invalidi. E grazie a Dio non l'ho mai sentito. Eppure sul reddito di cittadinanza si fa questo tipo di ragionamento in malafede, per attaccare cosa? Il movimento. E lo si fa per attaccare il presidente dell'INPS ieri, e domani lo si farà in un altro modo. Se il presidente, se quello che ha fatto il presidente Conte, noi come delegazione del Movimento 5 Stelle abbiamo discusso molto e con una scelta molto sofferta abbiamo scelto alla fine di appoggiare Ursula von der Leyen. Signori, finora, e mi auguro di poter dire lo stesso fra 3 anni, 4 anni, quando ci saranno di nuovo le elezioni, questa scelta ci ha dato ragione. Perché anche grazie a questo il presidente Conte per la prima volta nella storia ha fatto la voce grossa in Europa e ha detto noi ci meritiamo di più. Noi prima, l'ha ricordato Giancarlo, siamo stati rappresentati da, quello è il folklore, Berlusconi che fa le corna, e anche persone molto più serie di Berlusconi come il professore Monti hanno lavorato per avere nulla per l'Italia, anzi hanno fatto danni, lo dico con dispiacere, perché se avessero fatto bene io sarei entusiasta di raccontarvi quante cose buone hanno fatto per l'Italia, ma non è così. E lo stesso vale per il governo nazionale. Sono orgoglioso di fare parte di quella squadra che ha dato vita a tutte queste riforme che erano nel programma. Anche questo è incredibile. Pensate cosa direbbe la stampa se quello che ha ottenuto Conte in Europa lo avesse ottenuto Renzi, Berlusconi, Monti, Prodi. Oh, avremmo, no, Ipeana, avremmo la gente che suona il violino. Siccome l'ha ottenuto Conte dice, eh no, però sto recovery fund, eh no, però bisogna vedere se arriva, se non arriva, quando arriva, come arriva. Ma il MES, perché non ci date il MES? Tutta una serie di bugie che però passano, perché è difficilissimo fare controinformazione. Ma quale forza nella storia di questo paese, nell'arco di meno di 2 anni di governo, ha rispettato tutti quei punti del programma che avevamo, con la quale vi avevamo chiesto fiducia nel 2018? Nessuna, perché abbiamo fatto il reddito di cittadinanza, abbiamo fatto lo spazzacorrotti, abbiamo tagliato dei vitalizi che erano uno schiaffo a persone, certamente ce n'è anche qui, che hanno lavorato 35-40 anni e prendono 900 euro al mese di pensione. E vorrei sapere perché uno che è stato un giorno in Parlamento pigliava 3.500 euro al mese di pensione. Per non andare lontano, io forse prenderò 700 euro di pensione. Ecco, io con 900 ero stato generoso. Dopo 30 allora, anni di libero professionale. Perfetto. Allora ragazzi, potrei parlare per ore, ma molte delle cose che vorrei dire sono già state dette e meglio di me da chi mi ha preceduto. E a me fa piacere ascoltare Aldo Rodriguez, però una cosa importante c'è da dire, perché noi dobbiamo continuare questa battaglia politica, la dobbiamo continuare perché noi dobbiamo fare una battaglia parallela per la consapevolezza dei cittadini. Io non voglio raccontare bugie, non voglio fare promesse, nessuno di noi l'ha mai fatto, perché ripeto, le cose che abbiamo detto poi le abbiamo fatte. Io sono qui per appoggiare, per sostenere Aldo Rodriguez, per sostenere il Movimento 5 Stelle, perché io so
che se lui dice delle cose, come ha fatto da consigliere di opposizione, come ha fatto da consigliere di opposizione, poi le metterà in pratica e farà di tutto per metterle in pratica, compatibilmente con la situazione economica di questo comune, compatibilmente con la realtà. Farà lavorare chi prende il reddito di cittadinanza, farà quello che ha promesso. E la cosa incredibile è che in questo paese siamo stati assuefatti a persone che parlano e che non hanno mai mantenuto le promesse. Giancarlo ha citato Musumeci, ma li vogliamo ricordare chi sono stati gli ultimi quattro presidenti della regione? Cuffaro, condannato in forma definitiva per gravissimi reati legati anche a fatti di mafia. Lombardo, condannato, non ancora in forma definitiva, aspettiamo la sentenza definitiva. Crocetta stende un velo pietoso e Musumeci, che è il protagonista assoluto ideale di quel programma televisivo di Rai 3, chi l'ha visto? Perché io non ho mai capito che cosa ha fatto questo presidente in quasi tre anni di presidenza, se non attaccare il movimento e fare avere, quant'era, 50 milioni di euro a un maneggio vicino Militello, che è la sua città natale. E non vi dico, qua siamo nel quinto comune più popoloso della Sicilia, il secondo è Catania. Voi sapete, è il mio comune, è la mia città dove sono nato e cresciuto. Voi sapete che a Catania gli ultimi due sindaci sono stati entrambi condannati, lo sapete? Uno del centro-sinistra e uno di centrodestra, Bianco e Pogliese. Entrambi. Pogliese adesso è sospeso e per 18 mesi la città di Catania, il nono comune più popoloso d'Italia, prima era l'ottavo, ora è il nono, non avrà il sindaco. Ha un sindaco sospeso perché ha una condanna, però resta. Vorrei capire, ma allora se sei stato sospeso e rimani, cosa ci stavi a fare prima? Questo è il livello dell'amministrazione, di questo non si parla. Pensate se fosse condannato uno di noi, un nostro sindaco per gravi reati, che cosa direbbero i giornali e le TV? E invece noi dobbiamo fare questa controinformazione, dobbiamo spiegare la bontà del nostro agire politico e il fatto di aver realizzato concretamente delle cose per i cittadini. Si possono fare meglio? Certo, il reddito di cittadinanza si potrà migliorare, e altri punti del programma dovremo portarli a termine, però quello che avevamo promesso lo abbiamo fatto punto per punto, compreso l'ultimo, il taglio dei parlamentari, ne parlavano tutti da 40 anni e lo abbiamo fatto. Allora io mi auguro che anche Marsala riesca ad avere un governo a 5 stelle, un sindaco come Aldo Rodriguez. E lo sapete perché? Perché vi assicuro che se questa filiera fosse completa, se avessimo comuni, regione, governo nazionale e una forte delegazione in Europa che sta lavorando, che almeno finora ha lavorato bene perché abbiamo chiesto delle cose e abbiamo ottenuto risposte concrete, vi assicuro che la vita di ciascuno di noi migliorerebbe. E noi questo dobbiamo spiegare ai nostri concittadini, anche quelli che sono rassegnati a suoi fatti, che magari non andranno a votare, che non ci credono più nella politica e che magari non credono più neanche in noi. Io sono molto contento di aver sentito prima di me il sostegno ad Aldo, che ha deciso di andare da solo, perché anche questa cosa va chiarita. Aldo, qualcuno dice: ah, vi siete venduti, fate gli accordi. No, noi abbiamo fatto dei contratti precisi e credo che il presidente Conte abbia fatto molto bene come presidente del Consiglio, e i suoi due governi abbiano funzionato sicuramente molto meglio di quelli che erano stati prima. E in alcuni comuni abbiamo fatto degli accordi solo a patto di metterci al tavolo, decidere insieme i candidati, decidere insieme i programmi e la pulizia di tutte le liste a sostegno. Siccome questo a Marsala non era possibile, Aldo con coerenza ha scelto di correre da solo e noi siamo qui a sostenerlo. Ed è importante che non si raccontino bugie su questo, perché noi i nostri valori non li svendiamo mai. E allora vi ricordo che il 40% scusate se questa chiudo con un minimo di propaganda elettorale, ma è importante, il 40% degli italiani, sappiate, che sceglie cosa votare negli ultimi 3-4 giorni, e sono proprio quelli che ci mancano, quelli che ci separano dal voto di domenica e lunedì. E come ha detto benissimo Giancarlo Cancelleri, attenzione, parliamo con tutti, spiegamogli davvero perché è giusto votare per Aldo, perché Marsala merita di meglio di quello che ha avuto finora, quante cose possiamo fare e soprattutto che tipo di messaggio politico andiamo a promuovere, perché noi possiamo cambiare questo comune e poi tutte le regioni e il governo nazionale, come stiamo già facendo. Possiamo continuare a cambiarlo solo rendendo consapevoli gli altri. Parliamo con i nostri parenti, con i nostri amici, con i colleghi di lavoro, di chi va in parrocchia, chi va in piazza, nei bar, perché è vero che è una campagna elettorale complicata, visto che è più difficile stare in mezzo alla gente, però oggi voi qua ci siete e io sono convinto che ciascuno di voi può convincere 4, 5, 10 persone ad andare a votare e a votare per il Movimento 5 Stelle. Cambiamo
Marsala con Aldo Rodriguez. Mi piace tantissimo che ci sia questo slogan, perché è quello che dicevo sempre io alla fine dell'Europa nei comizi: votate per Aldo Rodriguez e il movimento, votate per voi. Grazie, grazie. Allora, io sono qua un po' a fare le pillole. Giustamente tu parlavi poco fa del reddito cittadinanza. Vincenzo, sto arrivando. Ma oggi credo che sia uscito un articolo dove si parlava che Musumeci sul reddito di cittadinanza era favorevole, cosa che qualche mese fa era completamente contraria al reddito di cittadinanza. Oggi dice che il reddito di cittadinanza fa sì che non ci sia una diversità sociale. Le cose cambiano. Una volta noi in Europa entravamo dalla porticina, ora entriamo orgogliosamente dalla porta centrale. E io vedere un presidente Conte entrare e parlare e avere sulla sua cravatta il simbolo dell'Italia significa l'appartenenza dell'essere italiano, cosa che prima non avevamo. Vi devo presentare un amico che nel momento in cui ha saputo che si faceva questo comizio qua in piazza, subito si è messo in contatto con me dicendo: Aldo, io ho la voglia, insieme al gruppo di Pantelleria, di esprimerti tutto il nostro apporto. Vincenzo Campo. Sindaco di Pantelleria. Buonasera a tutti, spero che mi sentiate. Sì. Allora, io ho un ritorno, non so come mai, va bene, ok. Allora, intanto sono onorato di dire ad Aldo in bocca al lupo e di dirlo insieme a una piazza piena. Quindi da questo punto di vista dico: Aldo, mi raccomando, tieni duro, perché diventerai sindaco e saranno problemi, te lo dico io. Grazie. Quindi, Vincenzo, guarda la cosa bella che ho in questi 2 anni e mezzo, alla fine, che sono sindaco, è proprio quella di andare avanti per orgoglio, andare avanti perché io quello che sto facendo lo faccio per la mia comunità. La gente non ci crede, mi continua a dire: ma chi te l'ha fatto fare? Io ho 3 figli che sono su a Torino, c'ho l'altro piccolino che è mezzo marsalese, perché la mia compagna è vicino Strasatti, Pastorella, qualcosa del genere, cioè il papà è di quelle zone lì, e lui è lì che sta giocando, eccolo. Vincenzo, falli votare allora. Lo so, infatti su questo ci lavorerò, tranquillo. Grazie. Quindi da questo punto di vista ti dico, mi raccomando, tenere duro, non è sicuramente un compito facile, non è come fare il parlamentare, mi scuso con i parlamentari, perché fare il sindaco è veramente stare in prima linea e portare una cosa importante, che è quelli che sono i valori del movimento. Attaccati, siamo tutti attaccati giornalmente, io sono attaccato per cose ridicole, cioè aggrediscono i miei assessori, per fare un esempio, no? I miei assessori per gli eventi che abbiamo fatto, per far rispettare quelle che sono le norme anti-Covid, e scrivono quelli di diventerà leghissima, perché c'è un gruppo a Pantelleria, e scrivono: il sindaco si deve dimettere perché sono stati aggrediti i miei assessori. Quindi come vedi, noi siamo veramente nemici alla fine, perché per loro, per i partiti, noi siamo veramente discontinuità, e lo vedrai, e me lo auguro, lo vedrai anche all'interno del comune, lo vedrai anche con i funzionari, lo vedrai anche con i dipendenti. Non sono abituati, io ti parlo di Pantelleria, non sono abituati a vedere consiglieri comunali non pagati che sono lì a lavorare per la gente, consiglieri comunali, non solo gli assessori e io personalmente. Quindi noi siamo discontinuità, e se i marsalesi questo
questo ragionamento riescono a comprendere, non possono che votare il Movimento 5 Stelle. Ho visto le altre liste, mi sembra che il centrodestra, quante liste sono? 9, 6, 9. Un'armata di 11. 9. Dico, sì, 9 liste, una cosa sua, c'è una lista che si chiama Liberi, e invece il centrosinistra, mi sembra, c'è una 100 passi. Questi non si vergognano neanche, devono lasciare stare i simboli della Sicilia, perché i simboli della Sicilia sono sacri e loro non li meritano. Quindi io ti lascio alla tua piazza, ti auguro veramente di essere vincitore lunedì e sarò lì ad ascoltare sperando in questo cambiamento che è duro ma si può fare. Ciao a tutti marsalesi, ciao a tutti. Grazie. Allora, ringrazio tutti voi per la vostra presenza. Ringrazio Vincenzo, e scusate se parlo di Vincenzo, perché Vincenzo rappresenta la famiglia che è la famiglia del Movimento 5 Stelle. Cioè, a chi glielo faceva fare Vincenzo di fare questo collegamento e collegarsi con Marsala, un sindaco di Pantelleria? Invece no, questo dimostra quanto noi siamo attaccati al nostro movimento, al nostro essere famiglia. E spesso noi veniamo criticati perché siamo definiti una setta. Ma quale setta? Noi siamo una persona che lavoriamo ogni giorno. Io per 5 anni, assieme a questi ragazzi che sono qua in mezzo a voi, abbiamo lavorato senza risparmiarci nulla. Perché se noi abbiamo prodotto tutto quello che è stato prodotto con interrogazione al sindaco, più di 100 interrogazioni al sindaco, questo è un lavoro fatto di sinergia con tutti i ragazzi, perché una sola persona non può fare questo in 5 anni, ha bisogno di un aiuto, e questi ragazzi lo hanno dimostrato ampiamente producendo atti di indirizzo. C'era Luana Santurrino qua che la chiamava: Luana, c'è questa cosa, preparala, pum, e prepara subito l'atto di indirizzo, la mozione. Perché? Perché c'è lo spirito di sacrificio e noi siamo abituati al sacrificio. Io sono abituato al sacrificio. Io non ho mai avuto nulla se non quello di aver prodotto nella mia vita quello che mi sono guadagnato. C'è mia sorella qua davanti, c'è mia moglie, e sanno benissimo che in 23 anni della mia carriera di professionale di architetto non ho avuto una tavola ben condita dove potevo sedermi e mangiare con tutta la tranquillità di questo mondo. Me la sono creata da solo. Io ho avuto un padre e una madre che hanno fatto sacrifici perché noi eravamo in 5 fratelli, io ero l'ultimo. Dopo 12 anni sono nato, poteva essere una fascia del ricordo, dice: ma tu la dici sì, ma mi piace. Ma invece sono nato io. La fascia del ricordo te la conosci? Sono nato io. Sì, lo so che viene di te. Però questo è per far capire che quando mio padre ha saputo della mia presenza, si è rimboccato le maniche e ha riniziato, perché doveva portare avanti un suo progetto, che è quello di far sì che i 5 figli potessero avere un futuro migliore. A me ha dato la possibilità di studiare, di laurearmi, e ricordo benissimo un gesto che forse mia sorella ricorda. Io Io ho stentato per l'ultima materia, perché possono capitare. Io avevo lo studio già aperto, la laurea pronta, ma avevo un professore che non mi faceva laureare perché dovevo dare la materia, me l'ha fatta ripetere per 4 volte. Quindi la quarta volta, quando mio padre mi disse: vai a prenderti questa materia, speriamo che finisca questa tortura, io ritornai, eravamo in campagna, nella casa di villeggiatura. E quando imbocco la strada, e quindi l'ingresso nel piano comune, quello che era la nostra casa, mio padre mi guardò e col segno degli occhi mi disse, io risposi di sì annuendo, e ho visto una persona a 77 anni inginocchiarsi e baciare il cemento. Questo lo ripeto sempre ai miei figli, perché significa sacrificio, significa cosa devi dimostrare ai figli e cosa devi dimostrare alla società.
devi dimostrare che tutto quello che devi fare lo devi fare con impegno, abnegazione, ed è quello che ho fatto in 5 anni e l'ho dimostrato con il rapporto con la gente. Io non ho mai avuto un rapporto di stizza o di piedistallo rispetto a chi può essere meno o più di me. Io ho sempre dimostrato di essere Aldo Rodriguez, l'Aldo, l'amico di tutti, e questo credo che quando sono stato eletto consigliere comunale me l'hanno fatto intendere, e di fatti sono stato eletto, perché il mio rapporto era quello. Io non ho chiesto nessun voto e continuo a non chiedere voti, perché la gente mi chiama al telefono, mi manda messaggi e mi dice: ma tu non vuoi il mio voto? Io il voto tuo, fino a oggi, fino a questo pomeriggio, un mio collega mi ha chiamato e mi ha detto: Cialdo, io ti sto votando, io e tutta la mia famiglia, che siamo una ventina, perché tu non hai avuto di disturbarmi e chiamarmi per il voto, e hai dimostrato che tu hai coerenza, perché capisci bene che chi ti conosce ti voterà. E io non disturbo le persone non debbono essere disturbate, le persone debbono capire che se si vuole cambiare a Marsala si può cambiare, e la voglia di cambiare c'è. La voglia di dire che è una città che si proietta verso il futuro, noi l'abbiamo progettata in 10 anni, questo è fattibile, perché noi studiamo, programmiamo e progettiamo, abbiamo le persone giuste per poterlo fare. E io ora inviterò i miei assessori e tutta la squadra che parteciperà a questa elezione, perché queste persone durante il periodo del lockdown, tutti i miei candidati hanno lavorato, mi hanno odiato, ma hanno lavorato, e oggi mi stanno ringraziando, e mi ringrazieranno nel momento in cui saliranno a Palazzo Sant'Aprile e saranno seduti in quegli scarni che è dell'aula consiliare, la sala delle lapidi, perché un'attenta disamina di quello che è il crescere, il maturare, la voglia di apprendere, questo fa sì che le persone siano preparate e non persone sprovvedute che vengono lì elette solo perché debbono riempire le liste e per portare avanti quelli che sono i capelisti. Perché questo succede quando Vincenzo poco fa parlava di 9 liste, la realtà è questa, signori miei, la realtà è di combattere contro chi? Contro i fantasmi, perché realmente sono delle liste vuote. Sono delle liste riempitive dove chi deve essere eletto sarà eletto, e la rabbia che ho è nei confronti di chi è stato messo lì solo per fare la bella statuina. E invece no, noi siamo andati talmente scemi che facciamo una lista. Già a dicembre noi avevamo 17 persone a dicembre, quando noi abbiamo fatto la presentazione della lista e sono stato a Roma per certificarla, perché mi hanno chiamato, perché il nostro step non è vado da Giancarlo e dico mi voglio candidare, no, non è così. Io ho dovuto dire al mio movimento cosa volevo fare, io come tanti altri qua a Marsala, hanno scelto me perché hanno forse visto che il nostro programma è un programma con base solide, e in quel momento io già avevo 17 su 24 consiglieri a dicembre. E invece loro fino alla presentazione delle liste si chiudevano la lista, io ho visto cose allucinanti, cioè persone che io vedevo in una lista del centrodestra, l'indomani l'ho visto nella lista del centrosinistra. Cioè questo significa il non rispetto verso il cittadino, non si ha rispetto del cittadino, i cittadini sono numeri che debbono portare i voti solo per far sì che queste persone vengano elette. E invece noi non siamo questi, siamo persone piene di idee, di progettazione, di progettualità. Queste persone le ho fatto studiare la Costituzione italiana, gli ho fatto studiare il regolamento consiliare, gli ho fatto capire cosa significa fare un atto di indirizzo, una mozione, un ordine del giorno. Il tuo. Lui è uno dei candidati. Ha studiato. Capite? La differenza fra noi e loro. Noi siamo persone preparate per poter fare quello che dobbiamo andare a fare. Gli ho fatto studiare un metodo. Allora, noi abbiamo un su Russo Open Community. Open Comuni non è altro che una piattaforma che dà la possibilità a tutti i portavoce di crescere studiando e capendo quali siano le varie funzioni amministrative.
Tra queste cose ci hanno fatto studiare anche un metodo manageriale, che è il metodo Canvas, che è stato fatto e detto anche a Italia 5 Stelle, perché questo metodo ci permette di poter avere quella che diceva poco fa Giancarlo, le idee, fare brainstorming, cioè avere un'idea embrionale e farla diventare progettualità. Col Canvas questo ti fa fare, perché ti fa studiare come un'idea banale può diventare un progetto e può diventare realtà, con una parolina magica che si chiama il come realizzarlo, e il come realizzare tutto quello che noi abbiamo fatto, perché tutti e 23 ragazzi, compreso me, hanno avuto un'idea progettuale e hanno avuto la possibilità di capire come poterla realizzare grazie al metodo Canvas. E questo come noi lo possiamo realizzare solamente usufruendo di quello che poco fa dicevano sia Giancarlo, sia Angela che Dino, con l'Europa. Noi dobbiamo riuscire a percepire dal Recovery Fund quell'1% che ci possa permettere di far diventare quelle idee progetti. E noi lo faremo perché ci crediamo e perché amiamo questa città, perché io amo questa città, perché la mia città è la vostra città e noi dobbiamo difenderla con i denti stretti, perché siamo cittadini di questa città. Sono incazzato perché per 5 anni ho lottato e ho lottato contro i mulini a vento, come mi hanno detto gli altri, perché mi rendevo conto che questa amministrazione era un'amministrazione come se fosse un muro di gomma, rimbalzavi e anche se tu davi l'opportunità di dare delle idee, di poter essere partecipe, perché io non mi identificavo come una posizione distruttiva, la mia voleva essere una posizione costruttiva, perché il mio modo di essere è quello di costruire, non di dividere, e l'ho sempre fatto. A me dividere non interessa, a me interessa unire le persone, perché in maniera sinergica si può lavorare e sviluppare tutto quello che è economia che a Marsala è finita. L'economia è finita perché se ci giriamo intorno vediamo una Serenska sì e una Serenska no chiusa, e questo significa non essere una città che possa produrre, e noi dobbiamo cambiare questa tendenza, la dobbiamo per forza cambiare, perché i nostri figli non avranno futuro. Io ho 2 figli che non hanno, già la grande mi dice papà io andrò via, e io ogni volta che lo dice, lo sto dicendo qua davanti a lei, mi piange il cuore, ma lo so che sarà lei a decidere di se stessa, non potrò decidere io se questo territorio non gli dà la possibilità di poter emergere e poter dare le sue aspettative. Quindi vi chiedo, il 4 e 5 abbiamo un'arma potente, l'abbiamo sempre detta, ma mettiamola in atto, è un'arma che si chiama matita, e quella matita deve dare a tutti voi la possibilità di cambiare, di poter dire io sono partecipe di questo elemento, voglio che Marsala cambi, e allora il 4 e 5 votate per me e votate per questi ragazzi. Grazie. Ora devo fare una cosa, se no qualcuno mi ammazza. Allora io chiamerò a uno i ragazzi e li farò salire qua, però poi avrò bisogno di un aiuto, perché fra di noi c'è Enrica che ha una possibilità. No, tu salirai e salirai qua perché sarà il tuo palco. Ti alzo io, Enrica. Allora, chiamo prima gli assessori. Enzo Campisi, alla cultura e alla bellezza. Nello Livigni, architetto come me, lavori pubblici e urbanistici. Antonella Gianquinto, welfare sociale. Ora non fate la solita battuta, lei è più bella di noi, lo so, è più bella di noi. Ne dimentico uno, che di solito lo chiamo prima, ma questa volta l'ho chiamato per ultimo. Davide Lichere, anche lui architetto, sarà l'uomo del come, sarà l'uomo del come. Ha una responsabilità enorme questa persona, perché dovrà far diventare le nostre idee progettuali realtà.
e lui sa come fare, perché ha da 23 anni che fa questo mestiere, quello di recepire i fondi della comunità europea, i fondi regionali e i fondi italiani. Quindi è una persona adatta e messa al posto giusto. Ognuno di loro rappresenta quello che è il proprio settore. Loro non avranno chi gli darà la giacchetta per dire tu sei di questa corrente politica, quindi devi fare quello che ti dico io. Loro sono liberi, liberi di poter fare quello che vogliono. Bravo! Allora, fatevi vedere perché poi mi scordo e poi me la delineate. Inizio con Lidia Troia. Rossella Russo. Sì. Alba Puletto. Giampiero De Vito. Andrea Gerardi. Paolo Ferrante. Emanuele Cassata. Giovanni Milazzo. Samuele Biondo. Antonio Bornice. Anna Maria Giorgi. E Anna Maria. Maria Giorgi. Maria Antonietta Giorgi. Sì, lo so. Gisella De Vita. Alberto Mossello. Maria Stella Brignani. Maria Privitera. Francesca Abate. Stefano Rallo. E Stefano Rallo, Stefano Putaggio. Aspetta, Silvia Rosicato, ora Enrica sale l'ultima. Natalina Sciascia. Piera Parrinello. Carlo Giacalone. E ora quattro buoni ragazzi che hanno la forza e la volontà di salire. Ragazzi, tu sei anziano, quindi non puoi. Questo palco, quando lo stavano montando, ho chiesto gentilmente se mi potevano mettere uno scivolo, mi è stato detto che non era possibile, perché il collaudo del palco non consente di poter mettere uno scivolo se non rifare tutta la procedura. Però noi sapevamo di poter far salire Enrichetta lo stesso sul palco. Voglio ringraziare un'altra persona che rappresenta tutto il gruppo di Marsala, e chiamo solo lei, che è la stessa cosa che chiami tutto il gruppo di Marsala, che ha lavorato in questi anni, è inutile che ti nascondi, che ha lavorato in questi anni, Luana Saturnino. Hai detto bene, perché abbiamo messo sempre la faccia in qualsiasi momento, in qualsiasi occasione. Io voglio dire un'ulteriore cosa. Il fatto che io sia sempre stato vicino alla gente lo dimostra il fatto che il mio 30% del mio stipendio l'ho sempre devoluto, tranne l'ultimo anno. E su questa cosa sono stato pure attaccato, da forse pure amiche.
perché dicevano che io questi soldi me li mettevo in tasca, non li uscivo, non li devolvevo alle persone giuste. Hanno detto di tutto e di più. Hanno fatto l'inferno su questi soldi. Hanno voluto presentare, vedere se io avevo i bonifici fatti, di tutto. E io su questo sono stato veramente, mi sono sentito triste su questa cosa, perché a volte tu ti chiedi perché devi fare del bene se poi vieni criticato. A che cosa serve fare del bene in questa società? E allora ti poni questo dubbio, te lo poni e dici, continui oppure mandi a quel paese tutto. Io ho deciso di continuare, perché la mia dignità di persona, il mio essere persona, mi porta a essere onesto verso di chi ha bisogno in quel momento. E io 14.000 euro dei miei soldi, che potevano essere miei e rimanere nelle mie tasche e pagarmi i miei debiti, cosa che gli altri non sanno che faccio. Io pure ce l'ho i miei debiti, ma ho deciso di donarli questi soldi, e li ho donati per i primi 2 anni a 3 enti. A 3 enti, una di religione cattolica, una di religione protestante e l'altra di musulmana. Questi tre pastore, prete e imam, gli ho chiesto di prendere 80 persone, 80 famiglie. E queste 80 famiglie gli sono stati dati dei pacchi spesa per poter campare per un mese. Io non ho voluto conoscere nessuno di loro, ho semplicemente dato l'assegno al fornitore e all'imam o al prete o al pastore, senza voler conoscere nessuno, perché era giusto così. Io non faccio le cose per avere qualcosa in cambio, non conoscendole loro non avevano nessun obbligo nei miei confronti. E così è stato. Gli altri 2 anni io ho versato quasi 8.000 euro perché avevo un pallino, quello di acquistare 3 defibrillatori, perché il mio pallino è quello di far diventare Marsala città protetta sotto l'aspetto cardiologico. E ho acquistato questi 3 defibrillatori grazie a un carissimo amico che è Enrico Alagna, che non è presente qua, ma lo so che è con il cuore c'è. Mi ha aiutato in questa avventura. Ho acquistato questi 3 defibrillatori a doppia piastra. Una piastra per i bambini e una piastra per gli adulti, perché purtroppo anche i bambini possono avere attacchi di cuore. E ho posizionato questi 3 defibrillatori in 3 posizioni strategiche della città, perché abbiamo studiato pure questo. Uno è stato all'asse del lungomare, dove chi pratica sport non agonistico ma dilettantistico ha, spero mai, l'opportunità di poterlo utilizzare se ne ha la necessità. Io spero mai. L'altro è stato posizionato nell'asse commerciale, che è quello di via Roma, e il terzo è stato posizionato in dove si fa sport agonistico, quindi nelle scuole di kite nella laguna dello Stagnone. Oltre a questo, non contento, perché non serve avere quello strumento che ti può salvare la vita in qualsiasi momento, che bastano pochi secondi e finisce la vita. Io ho dato incarico a una scuola di formazione per la formazione di 8 persone, pagando anche quella e facendo in modo che queste persone avevano un attestato per poter fare quello che era il loro compito nel momento in cui c'era di bisogno. Questo credo sia essere servitore di una società, essere a servizio della società. Tutto l'altro non conta, tutto il resto non conta. Io non ho mai detto queste cose per uno scopo. Io lo sto dicendo perché dopo 5 anni, dopo aver avuto attacchi a destra e a manca, e tu ne sai qualcosa, Giancarlo, perché queste notizie ti sono pure arrivate, io ero stanco di questo, e oggi è il momento per poterlo dire, è il momento per liberarmi di queste cose, perché fanno veramente male, perché in questa società che è capovolta, tutto quello che è il bene viene definito male, e al contrario il male viene definito il bene.
Io sarò un fesso, ma ci credo talmente tanto a una società pulita, pura, che sono qua a mettermi in gioco. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti voi per il distanziamento sociale che le forze dell'ordine hanno chiesto di fare. Grazie, grazie, grazie. E vi lascio con uno slogan: il sindaco siamo noi, perché per noi la piramide è capovolta, l'apice è il basso, è il sindaco, la base è il cittadino, che è la parte più importante della città. Ricordatelo!